Questo passaggio di apertura della nicchia all'interno dell'ex oratorio della congregazione avviene una volta l'anno, in particolar modo quindi il venerdì mattina, tant'è che i comprati, alcuni che sono stati scelti per la custodia, quindi dei simulacri anche per quanto riguarda la vestizione, eccetera, eccetera, di buon mattino. Alle ore 7 ci ritroviamo tutti all'interno dell'oratorio con il cataletto che portiamo dalla nostra sede, che poi sarebbe l'oratorio della congregazione, e quindi iniziano le preparazioni. Diciamo, il compito viene affidato assieme a quello del superiore a Giovanni Corbino, che è il maestro dei novizi, e quest'anno, ma già dall'anno scorso, coadiuvato da due confrati, Marcello Cannata e Giuseppe Di Modica. Questo per quale motivo? Per il semplice motivo che non siamo tutti eterni e quindi dobbiamo cercare di capire un po' come destreggiarci in un momento particolare. Il rito particolare è quello, la prima cosa, aprendo il superiore, quindi la nicchia, è quella del Padre Nostro, della Maria e del Gloria Patri. Viene sistemato il cataletto. Questo cataletto che viene ricoperto con la coperta il venerdì, il mercoledì pomeriggio alle 4, come da tradizione, e quindi portato dentro l'oratorio, si aspetti che si facciano le 11 e mezza. Alle 11 e mezza in punto, noi con la presenza del nostro direttore spirituale, delle autorità, ma in particolar modo del vescovo che quest'anno sarà presente con noi, il Cristo verrà tolto dalla croce e verrà sistemato quindi sul cataletto. Sistemato sul cataletto verrà ricoperto con un velo viola. Un velo viola e poi si attende le 12 in punto per l'uscita. L'uscita come avviene? Avviene che prima i novizi, perché noi come congregazione ci dividiamo in due confrati, ci sono i novizi e i professi. I novizi che vanno per prima e poi successivamente i confrati, sino a rimanere all'interno dell'oratorio solo il consiglio di amministrazione. Il corteo procede per le strade, c'è presente da diversi anni lo stendardo del 1600, quindi della congregazione. È arrivato sul Golgota, l'amministrazione provvede a salire su e sistemare il Cristo in croce. Nel momento in cui viene sistemato in croce, ci sarà qualcuno per tanti anni, come l'ho fatto io, assieme ad un altro confrate, presidente emerito in grado, Giovanni, che ci guida da sotto, per sistemare quindi le braccia, sia l'uno che l'altro. Viene i chiodi nella parte basale e poi viene messa quindi la scritta Gesù Nazareno. Dopodiché noi scendiamo sotto e quindi diamo la possibilità ai fedeli di salire a poco per, in segno di devozione, rendere omaggio al nostro Signore Gesù Cristo. Al resto si deve attendere poi la sera, ma noi nel pomeriggio alle ore 17 verremo per la cerimonia che verrà effettuata, penitenziale, che verrà effettuata in morte di Nostro Signore. Automaticamente è la liturgia penitenziale questa qua, effettivamente. Quindi poi si scende tutto assieme, ovviamente l'urna farà la sua strada, un tempo quando era portata a spalla seguiva la mattina e poi veniva ricoverata presso i cappuccini. Ora non più, io ricordo da piccolo questa cosa, ora non più perché viene direttamente il pomeriggio. Dopodiché si attende il dramma sacro, alla fine del dramma sacro il Cristo viene rimesso dentro l'urna, sempre ad opera quindi di Giovanni perché è l'esperto, e quindi si procede per il ritorno. Il ritorno per arrivare in chiesa normalmente verso le 10:30, 11 se non di più, si ferma a metà in prossimità del pulpito. E poi viene sceso quindi dall'urna e assieme a Giovanni, io davanti e lui dietro, lo risistemiamo
nel nostro oratorio, nell'ex oratorio, quindi nel cataletto, che verrà sempre coperto con il velo, lasciando un pochettino i piedi scoperti per il segno di devozione da parte di tutti i fedeli. Dopo aver fatto ciò, e vanno via tutti, rimane tutta la notte il Cristo e l'Addolorata all'interno dell'oratorio. L'indomani mattina verremo sempre di buon mattino a risistemare il tutto così come l'avete visto adesso.